Chi vuole, Gianrusso, prego, volevi dire qualcosa? Sì, velocemente, ieri, perché il commissario Hahn, che è quello che ha in mano la gestione dei fondi del Next Generation, ha detto, ha dichiarato ieri alla stampa, peraltro, il recovery plan italiano, devo ammettere che è molto promettente. Il governo Conte si è molto impegnato per riformare il paese, investire in progetti digitali ed ecosostenibili, rendere l'Italia più resiliente e competitiva. Permettetemi di dire che io credo di più nel commissario Hahn che negli editoriali di Libero e del giornale, con tutto il rispetto. E come ha detto De Bortoli, questa crisi... A me sembra che questa crisi sia evidentemente un danno all'Italia, lo sanno tutti qui a Bruxelles, perché questa è la verità, è un danno che qualcuno ha deciso di fare, visto che Minzolini è nostalgico delle crostate, io vi dico che ho il timore che questa crisi sia nata forse da un patto di Re Bibbia, visto che sia Renzi che Salvini sono andati a trovare Verdini a Re Bibbia poco prima di Natale e poi è partita la crisi, così, chi lo sa? Ma non puoi parlare così. Poi no. Tieni conto, ma no, non puoi parlare così. Guarda, io poi non ti ho tirato in ballo che ti passo i discorsi per aria. No, ma io non ce l'avevo con ascoltami. Te, no, lo so, però ascoltami. Non è che ha parlato d'altro, ho parlato di un organismo che è estremamente imparziale, perché ti ho detto, fornisce dati anche ripeto, al Movimento 5 Stelle. Fammi finire. Poi l'Europa, Sasha, fa la sua politica. Io sto parlando di una cosa che non è politica, perché non è, perché ti ho detto, fornisce a Fratelli d'Italia, al Movimento 5 Stelle i dati. Allora, se l'ufficio studi di Camera e Senato ti pongono dei problemi e ti entrano nel merito, non è un discorso per aria, ti dicono i calcoli non funzionano, via dicendo, c'è un problema ed è no, un problema ti dicono, fammi certo. Finire, ed è un problema doppio, perché siamo alla seconda versione, non è la prima versione che è stata contestata. Ma non è quella definitiva, Augusto. Vabbè, tu sai, ma noi quando arriveremo a questa definitiva, no, c'è un problema così. O no? Ogni ministero dice la sua, si fa una somma e l'ufficio che è lì preposto, ci sta apposta, ti dice attenzione, questa somma sfora di 15 miliardi, quindi dovete sistemare meglio queste cifre. Il problema meglio è che così, già c'è un organo opposito che come la Lombardia, no, perché non finisce come la Lombardia, che dà dei dati sbagliati e poi succedono allora, i casini che sono successi. E in Lombardia non c'è Conte, in Lombardia non c'è il Movimento 5 Stelle, Conte, c'è la Lega dei competenti. Che loro ci sono stati, ma infatti questo non è il